Quando ho iniziato nel 1988, soldi a disposizione ne avevo veramente pochi. Quindi è stata la mia grande volontà di intraprendere l'attività imprenditoriale che mi ha invogliato soprattutto a fare dei grandi debiti e mediante questi debiti, che sono sempre stati fortunatamente ripagati, l'azienda ha iniziato ad aumentare le proprie capacità produttive investendo sempre ogni anno i vari utili che l'azienda ha sempre fatto. Questo probabilmente è uno dei successi che posso dire di aver avuto, di essermi sempre riconosciuto un piccolo emolumento personale, ma gli utili dell'azienda li ho sempre investiti e reinvestiti proprio nell'acquisizione di macchinari sempre all'avanguardia per quanto riguarda le nostre lavorazioni. Ricordo che nel 1988, quando iniziai i miei primi passi da imprenditore, uno dei grossi problemi era il costo del denaro. Si pagava il denaro intorno al 23%. Attualmente il tasso è notevolmente più basso, quindi un auspicio che si potrebbe dare a chi vuole fare imprenditoria potrebbe essere quello di cercare di avere una loro idea, una propria idea e investirla con tassi in questo momento così favorevoli.